Quanto bello! Cioè, mi giuro, mi commuovo per queste cose. È bellissimo. Troppo bello, raga. Auguri a tutti, eh. Auguri a tutti. Poi ovviamente le carico su Instagram e su Twitter. Buon anno! Auguri! Auguri! Buon anno Giovanni, grazie del Prime. Animal Crossing, in queste prime clip che vi ho messo, registrate ovviamente sul mio Twitch, in cui sono tra l'altro live adesso, con Animal Crossing, ci ha regalato veramente tante emozioni. Io onestamente, ci sono poche cose in questo 2020 che posso ricordare così bene, e penso che ricorderò così tanto bene negli anni, come questo gioco. Tutti i momenti belli che ci ha fatto passare, tutte le cose che ci ha effettivamente dato in questo anno appena passato, anche così brutto, tra virgolette. Senza anche virgolette, comunque, perché per alcuni è stato veramente un pessimo anno. E vuoi il timing perfetto con cui questo gioco sia uscito? Vuoi il timing incredibile di eventi che sono successi quest'anno? Animal Crossing ci ha fatto compagnia dal momento peggiore in assoluto fino a Capodanno. Momento in cui dovevamo stare assolutamente in casa per tutte le norme vigenti nel territorio nazionale, e che quindi abbiamo potuto assaporare appieno. Durante la live in cui ho seguito tutto il Capodanno sul mio Twitch, sono rimasto veramente sorpreso dalla qualità che è stata messa all'interno dell'evento di questo gioco. Quasi come se fosse fatto apposta per quest'anno. È una cosa incredibile, perché non è stato fatto apposta per quest'anno, ma guardandolo sono rimasto veramente sorpreso. Mi ha proprio fatto stare bene, una cosa che non pensavo potesse succedere quest'anno così brutto per quanto riguarda Capodanno. Perché comunque mi stavo già progettando un Capodanno orribile, effettivamente, stando in casa, quasi da soli, cosa potevi fare? Ed Animal Crossing un po' ce l'ha salvato. Quindi vorrei dedicare questo primo video dell'anno a questo gioco che ci ha dato così tanto nel 2020 e che spero ci darà altrettanto nel 2021 con eventi e cose del genere. Quindi grazie Animal Crossing, è stato veramente veramente un grandioso anno, il primo di tanti, si spera, spero veramente veramente. Comunque vi sto facendo vedere qua gli ultimi update dell'isola che ho fatto in live poco prima dell'inizio della live di Capodanno vera e propria, o comunque la live dopo, perché comunque io adesso sono al 1 gennaio, nonostante adesso sia il 2 gennaio, la live sarà il 2 gennaio. Quindi sono un attimo tipo incasinato mentalmente con il calendario che c'è lì, il calendario vero e tutte queste cose qua. Ma comunque per farvelo breve, ho messo questa data sia per farvi vedere cosa sto facendo, sia per la musica. Perché la musica del 1 gennaio, così come quella del 31, erano completamente diverse dal solito. Ed era bellissimo, c'era una musica bellissima, mi ha ricordato tantissimo Super Mario Odyssey. Mi ha lasciato veramente, veramente senza parole. In questo momento comunque mi sto un attimo dilettando col terraforming. Mi troverete live anche per terraformare, perché voglio continuare un po' l'isola. E per chi ancora non l'avesse fatto, visitatela, perché comunque c'è il codice sogno aggiornato per dicembre. Questi ultimi cambiamenti delle case ancora non li potrete vedere, perché saranno i cambiamenti dell'update di gennaio. Perché io mese per mese sto aggiornando la mia isola per farvi vedere e darvi un concetto quasi in tempo reale di quello che succede, però con le mensilità.
Così voglio dare un po' di tempo a tutti di vedere ciò che faccio, quando lo faccio e come lo faccio. Un po' per dare anche un segmento nel tempo alle persone di come possa essersi evoluta la mia isola. Qua, per chi se lo fosse perso, ho fatto una seconda entrata per il museo, che però andrò a cambiare, perché spostando tutte le case a sinistra, facendo tutto il terraforming per gli abitanti, voglio assolutamente fare una bella entrata qua per il museo, che penso si spingerà almeno fino a qua. Fino a questo punto qua ben preciso. Farò dei rialzi, ho tanto materiale qua su cui lavorare, c'è proprio tanto spazio. Quindi penso che avrò una libertà artistica che prima magari non potevo avere. Mentre qua farò altre zone, delle zone un po' più comfy, magari un po' picnic, un po' comode. Decido in live solitamente, lascio decidere anche un po' alla chat cosa fare. Solitamente ne chiacchiero con loro e vedo un po' cosa succede. O magari anche con voi se vi va di passare e vedermi un po' giocare. E niente, questo è proprio un video al volissimo come lo scorso, ragazzi, per farvi vedere le clip del Capodanno, perché è stato qualcosa di... proprio mi ha lasciato il... Non un magone negativo, ma il magone positivo, c'era proprio wow. Wow, grazie Animal Crossing, grazie Nintendo per tutte queste cose che ci hai regalato in corso di quest'anno veramente pessimo, ma che finalmente ci lasciamo alle spalle. Tra pochissimo comunque avremo un po' più di libertà, mi raccomando, ragazzi, usate la testa sempre per tutto. Non tuffatevi nella calca della gente, fate le cose a modo. Ragazzi, per favore, riguardatevi, godetevi al meglio questo 2021, fate tutte le cose che non avete mai fatto, che il 2020 vi ha risvegliato nella voglia di fare. Io adesso mi tuffo nel terraforming, vi aspetto live, giocheremo un po' insieme per questo 82esimo episodio di Animal Crossing New Horizons, velocissimo, proprio al volo, è tutto. Vi volevo ringraziare per tutto il supporto che avete dato alla serie, ragazzi. Il primo episodio è stato visto quasi 200.000 volte, da quasi 200.000 utenti singoli. Per me è un risultato veramente pazzesco. Questo 2020 per me è stato incredibile come content creator. Come persona è andato molto male, come potete intuire, ma come creatore di contenuti online è andato da Dio. Quindi un po' quest'anno si è bilanciato, tutto sommato. Vi ringrazio nuovamente e vi aspetto in live per parlarne, per discutere insieme. Grazie di tutto, grazie di cuore. Ci vediamo questi giorni con tanti nuovi video, ovviamente. Frog Crossing, le top, le migliori uscite di gennaio. Tante cose ci aspettano in questo 2021. Quindi mi raccomando, siateci. E ci vediamo il prima possibile.